Allora ragazzi, mattinata importante, l'Italia. Che sta succedendo? Questo è il mitico Pino Daniele, questo è il caffè che a Napoli è la tradizione. Prego, si alzi, direttore Minzolini. È arrivato un po' in ritardo, quindi è stato catapultato dentro, tipo così, come una palla di cannone. Dato che mi hai detto che non sei passato al bar, stamattina noi ci avviciniamo al bancone e prendiamo un caffè in tazza, caro mio, non in bicchierino distanza, di carta. Ovviamente. Tu non lo zuccheri, perciò sei così in forma. Io lo zucchero, Minzolini, ognuno ha le sue abitudini qua. Lo giro pure, caro mio. Non è più abituato, vedo. Allora, lo prendiamo in piedi perché in questo momento bisogna prenderlo in piedi il caffè. Però c'è una grande differenza, perché lui lo stiamo prendendo all'interno, giusto? Sì. Com'è? Decente, non è quello napoletano, ma è decente. No, va bene, dai. Ecco, e invece, se voi andate in un bar qualunque e volete prendere il caffè, succederà una cosa che forse non tutti ci aspettavamo stamattina, che adesso però ci mostra Ludovica Ciriello, che al contrario di noi si è recata da Giolitti, che è un grande bar al centro di Roma, molto vicino alla Camera, Minzolini, che ha fatto le vasche nel transatlantico, chissà quanto l'ha frequentato. Ludovica, sei dentro da Giolitti, all'interno? Sei al bancone, sì, ti danno il caffè? Sto provando a prendere un caffè. Sono al bancone, sì, ho chiesto un caffè, però mi è stato spiegato, come tu giustamente anticipavi, che in realtà qui il caffè non si può prendere. Si può prendere seduti al tavolo, oppure si può prendere in un bicchierino monouso che insomma. Quindi il tavolo è all'esterno, non all'interno. È un modo per ripartire. Il tavolo all'esterno, io ora ti porto perché ti faccio vedere che ci sono già varie persone sedute ai tavoli. Ora è rimasto un tavolo, però noi siamo qui da un po' e varie persone hanno approfittato per sedersi e per inaugurare questa appunto riapertura. Ti volevo far parlare anche con il signor Nazareno, che è il titolare di Giolitti, di questo storico bar, che mi spiegava, loro stanno provando a fare una via di mezzo, una sorta di self-service, Nazareno. Sì, allora, per quello che riguarda il bancone, direi che ci sediamo noi, Minzolini, non ci dicono niente. Consentiamo di accomodare Minzolini, eccoci qua. Seduti, prendendo all'asporto, o se no essere serviti ai tavoli. Quindi si può venire al bancone, servirsi e poi portare il bicchiere da soli fuori. Quindi insomma c'è un piccolo imborgo. Abbiamo trovato un compromesso per comodità per la gente, insomma. Esatto, questo è un modo per riaprire e per ricominciare. Per iniziare un pochino. Per chi ha chiaramente uno spazio esterno, Mirta, come questo, ci sono a Roma, solo a Roma ci sono circa 4.000 bar che uno spazio esterno non ce l'hanno, e per loro chiaramente il problema è diverso, però chi può oggi riparte così. Allora, si ricomincia piano piano, grazie al proprietario di Giolitti, lo ringraziamo per questa spiegazione di come stanno andando le mattinate in giro per l'Italia. Siamo partiti da Roma, anche perché Ludovica fra un po' si sposterà a Palazzo Chigi, perché nel frattempo, come ben sapete, nel pomeriggio alle ore 16 parlerà Mario Draghi, cioè tutta la grande partita del recovery da affrontare. Vedo collegati con noi